Riorganizzazione degli uffici comunali ad Ariano Irpino. La CGIL Funzione Pubblica boccia il piano. Con una nota il segretario Marco D'Acunto spiega il motivo del dissenso. Sono state individuate 6 posizioni organizzative nei vari settori dell'amministrazione del Tricolle. Un risultato deludente a fronte della carenza di organico che determinano, aggiunge la CGIL, il ricorso all'assegnazione di molteplici compiti ad uno stesso dipendente, rallentando e appesantendo la macchina organizzativa. Assessore Filomena Gambacorta, qual è la programmazione del Comune di Ariano per la sua macchina operativa? E sono in corso da mesi trattative con i vari sindacati, quindi non solo con la CGIL che ha bocciato già la proposta formulata dall'amministrazione, ma anche con altri sindacati, con la CISL ad esempio, che invece ha rappresentato alcuni punti di merito per questa proposta dell'amministrazione, che non si limita soltanto ad individuare delle posizioni organizzative, tra l'altro in un numero non ancora stabilito, ma che ha previsto l'assunzione di nuovi dipendenti. È chiaro che rispetto alle carenze, alle necessità dell'amministrazione, cioè basta dire che negli ultimi 2 anni sono andati in pensione ben 12 dipendenti, saremo in grado di programmare l'assunzione soltanto di 4 nuove unità a supporto della macchina amministrativa. Siamo però soddisfatti perché non solo riusciamo a prevedere, a programmare delle nuove assunzioni, ma anche abbiamo risolto problemi del passato come la famosa neve 2012. C'erano dipendenti comunali che ancora non avevano percepito gli stipendi per l'emergenza neve 2012. Questa amministrazione si può vantare di aver risolto questo problema per i dipendenti. Inoltre siamo da stamattina al lavoro per, visto il rinnovo contrattuale firmato ieri, siamo al lavoro per adeguare le nuove buste paga, quindi siamo in grado di pagare gli arretrati e adeguare le buste paga dei dipendenti in base al contratto firmato solo ieri.